ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video test mod in cui vi andrò a presentare una nuovissima mod posizionabile chiamata Segheria, ovvero Sov 1000. Allora ragazzi, spero che il video scorso del test mod della Mixi Station vi sia piaciuto. Ragazzi, chi se lo ha perso vi invito a andarlo a vedere perché è qualcosa di epico, quindi una bellissima mod. Allora ragazzi, sono oggi qui per presentarvi, come ho detto, la segheria, ovviamente l'ha creata Maru e il suo team. Quindi, allora, la trovate ragazzi sempre su oggetti posizionabili, la troverete alla fine, Segheria, è in tedesco, c'è scritto Segewerk, vabbè comunque. Ok, ha il costo di manutenzione 10 ore al giorno, non è tanto, vabbè. Ok, allora ragazzi, questa raga è una mod che c'era anche nel 15. Diciamo sono state un po' cambiate qualche cosa, qualche cosina, le texture del pallet del legno, raga, quindi un casino di cose. Allora, tiriamo gli add, sì, che cavolo ci c'entra la motosega, scendiamo che qua dobbiamo vedere dove cavolo è il pannellino. Ah, ok, eccolo qua. Allora, come vedete ragazzi, c'è scritto di cosa ha bisogno. Fuels, ragazzi, fuels non è la benzina. Cioè, nel senso, ragazzi, fuels sì, è combustibile. Però, ragazzi, possiamo mettere qualsiasi cosa. Possiamo mettere paglia. Possiamo mettere anche, ragazzi, i trucioli. Cioè il cippato che viene creato automaticamente quando la macchina è in funzione. Come vedete ragazzi, produce wood chips, che è il cippato, e poi i board pallet. Possiamo mettere anche i board pallet, da come ho ben capito, che praticamente raga, voi appena la macchina ha finito potete caricare quello nel fuel, cioè dove possiamo scaricare il combustibile, che ora vi farò vedere ragazzi, dove si scarica, eccetera eccetera. Poi abbiamo i longs, cioè i legni, e poi produce, come ho detto prima, wood chips e board pallet. Ok, allora, come vedete qua ragazzi, mi sono attrezzato già. Questo ragazzi è una mod del forum FSI Modding, è il forum Italia, Farming Simulator Italia, che questo qui ragazzi è un flygel molto molto bello. Chi diciamo usa, diciamo, questa segheria, perché ragazzi questa segheria sì, è bella, dai. Forse qualche cosina ti dà in più, però raga, chi la vuole mettere la può la può aggiungere al gioco, perché alcuni raga non sono d'accordo, uno la pensa come la vuole, però ragazzi, cioè, se non ti piace non la mettere proprio. Va bene, ok. Allora, qui ragazzi possiamo scaricare i tronchi tagliati, come volete, raga, con la ponze o come volete voi. Poi qui viene scaricato il combustibile, qui. Come vedete ragazzi, io ho il silico perché nella scorsa, cioè nello scorso test mod l'avevo ricaricato di nuovo. Vabbè, comunque qua possiamo, come ho detto, possiamo scaricare tutto, cippato, lana e i wood pallet, no, i wood pallet che cosa sono? No, i wood pallet, e cippato, i board pallet. Comunque raga, possiamo scaricare qualsiasi cosa. Poi qui ragazzi spunta il nostro pallet e qui esce il nostro cippato, sempre con il display, raga, come ben vedete, che è una bella cosettina. Ok, allora, come, anzi, aspettate ragazzi, come avete visto qua le texture ragazzi sono molto cambiate anche del bancale, che non so chi si ricorda ragazzi, nel 15 erano un po' molto, non dico, cioè erano, non mi piacevano tanto,
tanto. Quindi una bella mod anche questa. Ok, andiamo a scaricare i nostri legni. Attenzione ragazzi, perché ne prende, diciamo, metà. Quindi non fate come me che tipo prima ho fatto una prova e tipo l'ho scaricato tutti e non, tipo se le prendeva non se le prendeva, ecco. Cioè l'ho scaricato tutti e non le prendeva tutti, ecco. Allora, leviamo. Allora, via. Via scaricamento. Ok, 1, 2, 3. Aspettiamo. Io vado sempre, raga, piano piano. Ok. Aspettate, raga, che ora faccio di nuovo lo ricarico. Ok. Allaccio. Ok. Andiamo a scaricare la paglia. Si scarica qui, ragazzi. Chiamiamo sto F1. E scarichiamo la paglia. Ne prenderà, ragazzi, sulle 16. Ne dovrebbe prendere sulle 10.000, sì, giusto, 10.000 ne prende di paglia. Ok, vedete, l'Ox ne ha preso 94%, non so perché. Vabbè, comunque, non mi interessa tanto, basta che vi faccio vedere che funzioni. Voi ragazzi, mandate avanti un po' il tempo, lo mando normale, che ora lei tra poco parte. Passa 1 o 2 minuti e lei va. Ok, ecco quella che sta producendo il nostro board pallet, che vi spunta, ragazzi, qua. Come vedete, ragazzi, come ho detto prima, le texture, cioè diciamo i bancali, sono molto differenti dal 15. Sono veri, diciamo, lastre di legname. Ok, io allora, ragazzi, mando avanti il tempo, faccio finire il. Ok, qui già è arrivato alla fine. Ok, voi ragazzi, poi quando aspettate ragazzi che devo fare qua una cosa. Ok, quando si ferma vuol dire che è piena la segheria. Quindi voi ragazzi venite qua con un caricatore frontale o con diciamo, ragazzi, c'è anche il bobcat. Quello del JCB, che quello, raga, se lo comprate, lo lasciate solo per questo tipo di lavorine, lo potete anche fare tranquilli. Ok, io lascio qui il pallet, che ora vi farò vedere anche, ragazzi, dove venderli. E come ho capito, ragazzi, non si vende non si vende come si chiama, dalle pecore, come so io, cioè a differenza dal 15 non si vendono dalle pecore, nel punto delle pecore, ma si vendono, ragazzi, perché questo qui è cippato, quindi si vende alla come si chiama, alla Stanton Sawmill, dove vendiamo noi, ragazzi, cippato. Ok, ora io, ragazzi, mando avanti il tempo, faccio 2-3 pallet, così ragazzi vi faccio vedere. Ecco, ora qui, ragazzi, mi è arrivata l'offerta, vabbè. Ogni pallet è 4.000, ok, va bene. Poi ragazzi, venite qui, agganciate, e lei riparte di nuovo. Ok. Io ragazzi ora ne farò un altro, così almeno vi faccio. Oh mamma mia, ogni volta sono sempre buggate queste cose, vabbè, non fa nulla. Poi ragazzi, voi li potete anche caricare con io ho il Fliegel, quello autoload, però ragazzi voi lo potete anche scaricare sì, li potete caricare con il joystick, basta che ragazzi avete anche un carro dell'autoloader, ecco. Poi, raga, se uno ha un casino di cose da fare, lo sconsiglio a caricarle sempre lui, perché poi ognuno, raga, può fare come vuole, perché alla fine, come si dice, uno la pensa come vuole.
Ok, mi ho fatto anche il terzo. Poi ragazzi ho visto anche sul forum dell'FSI, mamma mia, ok, che praticamente quando voi non so se avete visto dei post che hanno, mamma mia, vabbè, che hanno messo, quando riguarda questa segheria, hanno anche loro aggiunto questo post hanno aggiunto e hanno messo questa segheria che c'è, e sotto ragazzi hanno messo anche un rimorchio come quello della Flegel, però che carichi pallet ragazzi, io l'ho scaricato ma non funziona perché ancora è per il 15, quindi che cosa lo mettono a fare? Poi non lo so se è veramente del 17, poi ancora quando l'ho provato è per il 15. Ok ragazzi, poi qua come ben vedete, andiamo qui nel pannellino. C'è scritto fuel, beh, 1111. Poi ci sono, vabbè, logo 72%, e poi c'è wood chips 100%. Ora ragazzi vi faccio vedere una bella cosettina, tanto così almeno raga ve lo faccio vedere, così non dovete poi ogni volta tipo scrivere su Google come si fa quello, come si fa l'altro, almeno così raga ve lo faccio vedere, mamma mia che lag, ogni volta mi lag. Raga, io lo dico sempre, Maru sta rilasciando delle vere mod posizionabili. Raga, ci sono alcuni che lo stanno criticando, ma io non so perché criticano la gente che non la conoscono neanche. Cioè, perché? Che senso ha criticare una gente? Ma se quello fa il suo lavoro? Cioè, non ha senso. Vabbè. Allora ragazzi, come avete ben visto lì c'è il chippato, aspettate che levo il fan, però qua non posso neanche passare, che ora poi dopo raga vi faccio vedere che si possono vendere, appunto dove vendiamo il chippato. Qui ragazzi voi se non avete, che ne so, paglia o avete lana, vabbè, però la lana vi sconsiglio perché la lana raga su Farming 17 è quotata un casino di soldi, quindi ve lo sconsiglio. Però ragazzi, se voi non avete paglia, voi venite qua, prendete il cippato, quello che rilascia la macchina, poi voi qui venite, dove cavolo è? Ah, ok, sbagliato. Venite qui dove si può anche scaricare tutto. Venite qui e come vedete ragazzi aumenta. Praticamente ragazzi voi la macchina in funzione, la macchina in funzione crea diciamo i trucioli, come nella realtà raga, diciamo che crea i trucioli di legno che probabilmente è cippato, e voi ragazzi lo potete anche usare come combustibile. Praticamente è così. Come ho detto prima ragazzi, potete usare qualsiasi cosa, paglia, lana, potete usare anche, da come ho capito, i wood pallet, però vorrei vedere se funziona, così almeno provo. Carico qui un altro pochettino di cippato. Ok. Come ho visto ragazzi, sul sito di Maru è uscito un altro tipo di mod, ora non so che cosa sia, però poi vado, mi informerò, più preciso ecco. Allora, questa qui lasciamola qui, tanto la forca, capperella, forca l'ho lasciata penso dall'altra parte. Oh, ora rimando avanti il tempo. Aspettate. Ok, mando avanti il tempo. Ok. Come vedete qua ragazzi, avevamo 1111 di fuel. Ora ragazzi, io posso mettere anche il board pallet, da come ho ben capito. Proviamo. Così almeno leviamo questo dubbio dalla nostra mente. Tanto raga, ora dopo vi faccio vedere quanto diciamo si guadagna. Perché
Però raga, poi ognuno la può mettere, cioè la può scaricare o no. Quindi ognuno, dipende ognuno come vuole fare. Vediamo se lo prende. Ok, si prende anche questo qui, ragazzi. Quindi ragazzi, se voi sto facendo un esempio. Se voi dite, mamma mia, ma io con questi pallet non ci faccio cioè non ci faccio granché. Voi ragazzi prendete il pallet e lo mettete lì. Però ragazzi, secondo me non ha neanche senso. Se non vuoi vendere questi pallet, cioè che senso ha mettere la mod? Quindi vabbè, comunque. Allora, mettiamo pallet, work pallet. Ok, ora me li dovrebbe caricare. Aspettate. Sì, raga, questo diciamo è un... Mi è fatto un po' maluccio sto Fliegel per quanto riguarda questi pallet, però vabbè. Non so se il Joskin è molto meglio. Ok, andiamo ragazzi vabbè, prendiamo di qua. Andiamo alla Stanton Sawmill. Ok ragazzi, eccoci arrivati dove possiamo vendere i nostri bancali di cippato. Allora, work progress, vabbè, unload, mettiamoci bene e scarichiamo. Come vedete ragazzi, i soldi già vanno all'inizio. Vediamo ragazzi con 3 pallet quanti soldi facciamo. Tanto vediamo quant'è quotato il cippato. 287 euro in alzata. Ok, vediamo quanto guadagniamo. Guadagneremo forse sulle 3.000-3.500 sicuramente. Vediamo. Così almeno, ragazzi, vi ho fatto vedere dove si possono anche vendere. Ok, vediamo. Vediamo questo. Ok, 3.194 mila euro. Quindi, raga, non è poco, perché se voi, raga, qui venite con 10-20 pallet, a voglia ragazzi, fate un casino di soldini. Allora ragazzi, volevo provare un'ultima cosa. Se mi fa scaricare il altro, diciamo, legname. Ok, altro legname non me lo fa scaricare. Ok, quindi ragazzi, il legname lo potete anche scaricare quando la macchina è in funzione. Perché, come ho detto in altri test mod, raga, alcune mod, queste qui avevano questi piccoli, diciamo, errorini. Però poi, raga, l'hanno sistemato. Ok, ragazzi, spero che sia stato io. Sì, vabbè. Vabbè, spero che sia stato chiaro, spero che il video vi sia anche piaciuto. Ragazzi, sotto in descrizione lascerò tutti i link delle mod, lascerò ragazzi tutti i link, cioè tutti i rimorchi che ho io, così almeno se non volete, diciamo, tra virgolette, diventare pazzi. Vabbè, comunque, sotto in descrizione ragazzi lascerò tutti i miei link di social network, sotto in descrizione lascerò anche il link del Team Tiger e noi come sempre ragazzi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!